È stata inaugurata venerdì 24 marzo da UPMC, Terme di Chianciano e Techno Gym, la prima palestra della salute, con obiettivo la promozione dell'attività fisica nella prevenzione e cura di patologie cardiovascolari, epatiche, neurologiche e metaboliche, che oggi sono sempre più diffuse. La nuova palestra di Chianciano Terme è innovativa e altamente specializzata e offre check-up del benessere a 360 gradi, con programmi di screening, educazione e tutoring. Siamo particolarmente orgogliosi dell'inaugurazione della palestra della salute, che rappresenta un tassello inserito all'interno di quello che è il nostro piano strategico disegnato ormai qualche anno fa e che man mano vede la luce con tutta una serie di attività che sono state avviate e che saranno avviate anche in futuro. Infatti da qui a breve completeremo con l'aiuto della Terme Immobiliare anche le piscine Teia attraverso l'inserimento di un ulteriore percorso benessere e quindi diciamo che quello che era il piano strategico, che prevedeva lo sviluppo attraverso tre direttrici principali che sono appunto la salute, il benessere e lo sport, sta cominciando a vedere la luce, si sta pian piano ultimando, per cui non possiamo che essere particolarmente orgogliosi. Lei si riferisce al rilancio non solo dell'azienda che guida ma della città intera? Assolutamente, tutti i progetti sui quali lavoriamo e che cerchiamo di portare avanti fanno riferimento non solo al rilancio delle Terme di Chianciano, ma evidentemente al rilancio di Chianciano stessa, tant'è che lo facciamo cercando di fare sistema con tutti, quindi non solo con le istituzioni regionali e locali, ma anche con gli albergatori, con tutti quelli che sono gli stakeholder con i quali evidentemente collaboriamo a quello che è il progetto più ampio del rilancio di Chianciano. Questo dimostra come funziona l'asse pubblico-privato in questo caso? Ma diciamo di sì, stiamo sperimentando questo binomio pubblico-privato e devo dire siamo abbastanza soddisfatti, le cose vanno bene, il rapporto con le istituzioni è un rapporto certamente di grande collaborazione e anche di grande supporto. Mi sembra che questo istituto di Chianciano Terme della UPMC sia una testimonianza dell'importanza di queste collaborazioni, cioè l'importanza di costruire dei sistemi, l'importanza di fare rete. UPMC collabora con l'USL Sede di Siena, che ha stretti legami con la ricerca medica a Siena, collabora con le Terme di Chianciano e il Comune, collabora con Tecnogym. Ecco, si sta cominciando a strutturare, a costruire una rete importante che vede anche e sta per vedere sempre più solide i rapporti con il polo senese, con TLS, cioè che per noi rappresenta il distretto tecnologico delle scienze della vita, che è il trade union fra il sistema regionale della ricerca con relazioni con tutte e tre le università regionali nelle quali sono presenti le facoltà di medicina, con le grandi imprese del settore farma e con le piccole imprese biotech che operano sul territorio. Quindi ecco, quello che io vedo di veramente positivo in questa operazione è proprio questa di costruire una rete di soggetti che appunto operano sul tema della prevenzione della riabilitazione. Non c'è alternativa, dobbiamo rimetterci in moto e l'esercizio fisico insieme all'alimentazione è parte integrante, parte fondamentale del, ancora una volta, prevenire e curare le principali patologie metaboliche. Questo centro si focalizzerà molto sulle patologie metaboliche. Prevenzione dunque, movimento, sana alimentazione. Come si fa a farlo capire ai ragazzi, ma soprattutto agli adulti? Ma direi che le evidenze sono abbastanza chiare, cioè il modo migliore per trasferire questo messaggio è l'esperienza vissuta, ma è soprattutto la dimostrazione da parte di chi? Dei genitori, da parte degli insegnanti, da parte di quelli che sono gli opinion leader che adottano determinati comportamenti. Quindi le persone imparano semplicemente perché vedono altre persone per loro di riferimento che adottano un certo stile di vita, che noi chiamiamo wellness, alimentazione corretta, approccio mentale positivo e movimento sano è wellness.
Quali sono le nuove frontiere del fitness? Che c'è che andrà di moda prossimamente per stare in forma? Ma sicuramente ci sarà una grande integrazione tra quello che noi chiamiamo attività fisica, che è l'attività della vita di relazione, quindi fare le scale, il camminare, per scelta. Quindi noi impareremo per scelta a muoverci di più nella vita di relazione, abbinata all'esercizio fisico, quindi attività fisica e esercizio fisico. L'attività fisica è quello che si fa in maniera spontanea nella vita di relazione, e mi ripeto, l'esercizio strutturato invece è un qualcosa che si fa con un obiettivo ben chiaro, che può essere abbassare la pressione, tonificare i glutei, è un obiettivo ben chiaro e che segue delle regole specifiche che sono l'intensità, il volume e la durata. Quindi nel futuro sicuramente vedremo persone consapevoli che integreranno queste due dimensioni del movimento, attività fisica ed esercizio fisico. Io credo che oggi è un'occasione di festa, non soltanto per un servizio in più che stiamo dando a Chianciano, ma perché si veste di un altro importante elemento. Chianciano sta acquisendo sempre più l'immagine della città della salute: acqua, benessere, fisioterapia, recupero, ma soprattutto credo che questo vada nel solco anche di quello che poi è l'ospitalità, di cui Chianciano vanta una tradizione importante, e questo si può coniugare anche con quello che oggi in maniera ambiziosa Terme si è prefissa e sta portando avanti grazie quindi anche al progetto di UPMC e Tecnogym.